Di quei tempi non mi manca pressoché niente, nel senso che comunque non è molto cambiata la situazione, se non la mia situazione strettamente personale è cambiata in meglio. Dal 2017 sono successe un botto di cose, però non so come dire, non c'è stato niente di così incredibile, niente di così brutto da sconvolgere la mia concezione di quegli anni. E oddio, vorrei i miei 4 anni indietro sicuramente, quello sì, però sono contento anche perché abbiamo fatto un pezzo che comunque ricorda il mood di Tranquilo, però è un'atmosfera un po' più matura e si sente che sono passati 4 anni, quindi questa è la cosa che per me è importante. Sarebbe stato preoccupante il contrario, che fosse un pezzo un po' immaturo, ecco. L'uscita del disco per me è stata una mancanza di ossigeno enorme. I miei dischi, e io lo ripeto sempre, non tanto perché sia così solo per me, ma perché io penso di avere anche un particolare impegno e predisposizione a fare le cose dal vivo. Penso che i miei dischi, per essere capiti, abbiano bisogno del tour a supporto. Se vogliamo fare un esempio, Sassi e Diamanti, che è considerata una delle mie migliori hit, all'inizio, quando l'abbiamo fatta, che la gente diceva "oh mio Dio, Nitro si è messo a fare la trap", la gente non saltava sotto il palco, cioè si sono volute tipo 7-8 date perché la gente cominciasse a capire e a saltare. Figurati se non hai la possibilità non solo di fare un concerto, ma di non fare né i video né la promozione. Quindi diciamo che il primo lockdown per me è stato molto una mancanza d'ossigeno e ne ha risentito anche la mia psiche personalmente. Però ho deciso di rimboccarmi le maniche, stare in studio, ho fatto praticamente un altro disco in poco più di un mese. Trovo ispirazione nei dialoghi dei videogiochi e in quello che si dicono i personaggi e nelle storie. Il videogioco di sé è una cosa in realtà abbastanza meccanica che mi toglie dal ragionamento filosofico. Invece per quanto riguarda i dialoghi spesso e volentieri ho preso qualche frase che non vi posso dire da dove, però l'ho presa. Mi piacerebbe fare un featuring con Kendrick Lamar o con J. Cole, francamente. Sono i miei due rapper preferiti e li sento molto anche sulla mia linea per quanto riguarda gli argomenti. Per quanto riguarda, oddio, il pezzo con la collaborazione estera che mi è piaciuto di più, non saprei perché non ascolto tantissimo rap italiano, però mi è piaciuta molto quella di Emiskilla con Westside Gunn, più che altro perché ho apprezzato un botto la scelta di Emiskilla di prendere un rapper, di fare un featuring con un rapper a che a lui piace personalmente, fregandosene di quello che potesse essere il riscontro commerciale del pezzo in sé. Io quando vedo queste cose che sono dettate dalla passione e non solo dal voler fare numeri, comunque per me hanno un valore aggiunto, perché fanno capire che un artista ha preferito il suo gusto e il privilegio della sua arte a quello che magari gli conveniva fare. Che è una scelta, però io apprezzo chi la fa. Vengo da un periodo dove facevo fatica a sfogarmi proprio come volevo nel rap, perché avevo paura di risultare ancora quel Nitro incazzato e arrabbiato col mondo di 5 anni fa, che non sono più perché si cresce. Però Red Bull, cioè nel 64 Bars, mi ha dato proprio la piena occasione di concentrare tutte le cose brutte che mi sono successe nell'ultimo anno, di cui si parla anche esplicitamente nel testo, e buttarle fuori. Per me è stato un bello sblocco e penso che da questa cosa, dal fatto che l'ho scritto tutto in un giorno, che era una cosa che per me almeno non mi era quasi mai successa, di scrivere 64 barre in un giorno, se non nei tempi in cui facevo freestyle 3 ore al giorno, è stato un bello sblocco e sarà sicuramente positivo per il futuro. Young Miles è un ragazzino fuori dalla sua generazione e io rivedo in lui moltissimo di quello che ero io alla sua età. È un ragazzo che si studia tanto la musica, che va a cercare anche la musica che è uscita prima della sua nascita, e questa cosa mi fa trovare con lui benissimo in studio, perché quando parlo di un disco lui sa di che disco parlo, e non è scontato per i ragazzi della sua età, anche per comunque gestire un certo tipo di intesa e di sinergia in studio per quello che si va a produrre. Lui, oltre a essere una persona di una dolcezza fuori dal comune, è veramente, veramente, veramente bravo e veramente, veramente umile, molto più umile di gente che ha molto meno talento di lui ed è più presuntuosa. Quindi questo per me
è la vera dote del campione ed è per questo che io ci voglio stare vicino.